Un caloroso saluto a tutti gli amici sportivi appassionati di calcio. Queste immagini vi giungono dal Campo Falco di Albino, dove è in programma la 22esima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Si affrontano le formazioni dell'Albino Gandino e del Sant'Angelo. Tribuna con un'ottima capienza quest'oggi per assistere a questa gara importantissima. Dunque le formazioni delle due squadre che sono entrate in questo istante sul rettangolo di gioco. Il Sant'Angelo che gioca in maglia rossonera schierato col numero 1 Viotti, 2 Marchese, 3 Confalonieri, 4 De Angeli, 5 Ortolan, 6 Gritti, 7 Vaglio, 8 Mauri, 9 Marzeglia, 10 Cilla, 11 Bugno. In panchina a disposizione del tecnico signor Roberto Gatti, numero 12 Cantoni, 13 Cacciatori, 14 Pinton, 15 Gomez, 16 Amato, 17 Berto, 18 Zingari, 19 Polizzi e 20 Vani. Risponde l'Albino Gandino in completa tenuta bianca ed è schierata col numero 1 Bogazzi, 2 Carrara, 3 Caccia, 4 Confalonieri, 5 Parma, 6 Actis, 7 Ferrari, 8 Zanga, 9 Calobbio, 10 Maggioni, 11 Rega. L'allenatore Roberto Radici ha portato in panchina il numero 12 Bertolino, 13 Benzoni, 14 Swagger, 15 Crotti, 16 Borelli, 17 Caramoco, 18 Ongaro, 19 Savoldelli e 20 Tiraboschi. L'abito dell'incontro è il signor Daniele Chindamo della sezione di Milano. I suoi collaboratori di linea sono il signor Domenico D'Amato, sempre dalla sezione di Milano, e così anche Andrea Giulio Andragna, sempre appunto di questa sezione. Tutto è pronto, il calcio d'inizio che avviene in questo istante a favore del Sant'Angelo Ligiano. Ricordo Sant'Angelo Ligiano, una delle formazioni più quotate in questo campionato, si trova momentaneamente al secondo posto della classifica con 35 punti. Campionato comandato dall'Offanenghese che di punti ne ha 38, ma Sant'Angelo Ligiano credo abbia una partita ancora da recuperare. Albino Gandino invece che viaggia con 24 punti in classifica. Subito in avanti la formazione ospite con questo calcio d'angolo, poi il numero 10 Cilla che apre sulla sinistra a cercare Mauri, ancora Cilla all'indietro per Confalonieri, passaggio centrale per Ortolan che smista sulla destra, al contrasto ci va Maggioni che però non riesce a recuperare palla. Attenzione, ancora subito, ancora un lungo lancio troppo in profondità per il capitano Vaglio e palla che termina sul fondo. Albino Gandino dunque che deve riprendersi un po', anche se quest'oggi la partita sicuramente sarà difficile visto che appunto la formazione Roberto Radici domenica ha subito una pesante sconfitta qui in casa per 3-0 contro la Ponte Lambrese. Intanto azione in profondità con l'uscita di Sergio Viotti, estremo difensore del Sant'Angelo. Dunque stavo dicendo appunto della tribuna che si è riempita in ogni ordine di posto quest'oggi, soprattutto per la numerosa presenza dei tifosi del Sant'Angelo. Tanto ancora il pallone giocato sulla corsia di destra, interviene però Rega, riesce a rubar palla, lo scatto di Rega inseguito da Marchesi, va sul fondo Rega, contrastato e la palla poi termina sul fondo. Dunque si ripartirà con la rimessa in gioco della sfera a favore della formazione allenata da Roberto Gatti. Viotti è pronto a rinviare, se ne sono andati 2 minuti di questo avvio di gara e Viotti si prepara dunque a rilanciare in avanti. Palla che rimbalza, contrasto fra Carrara, Francesco e Cilla, poi ancora lo stesso Cilla cerca il suggerimento in avanti, palla intercettata e messa in fallo laterale. Tocco arretrato, Ortolan la gioca centralmente per De Angeli, che è il centrale difensivo di esperienza di questa formazione. Intanto la palla sulla destra, la respinta, Rega fa suo il pallone, cerca di difenderlo, viene ostacolato, poi riparte in avanti,
Vaglio cerca il traversone, c'è una deviazione, palla che termina in fallo laterale, ma la rimessa in gioco è a favore della formazione di casa. Intanto la rimessa in gioco che viene effettuata da Actis, poi ancora una deviazione, questa volta sarà il Sant'Angelo a rimettere in gioco la sfera. Palla in profondità, Mauri cerca di liberarsi, c'è un contrasto, altra rimessa laterale, arriva il classe 2002 Marchese a effettuare questa rimessa laterale. Palla a centro area, la respinta di testa, ancora insiste il Sant'Angelo in avanti. Posizione regolare di Vaglio che effettua il traversone, colpo di testa di Confalonieri, palla allontanata a cercare Rega, la spinta su lui da parte di De Angeli, palla ancora ributtata in avanti, ancora un'apertura, poi sulla destra per Carrara Francesco, intanto si propone Carobbio in avanti, manovra però con questo lancio Labino Gandino, Carobbio di testa, la gioca per Carrara, deviazione di Cilla, palla che è uscita. Rimessa in gioco di Carrara Francesco. Carobbio cerca l'1-2, palla recuperata da Gritti, tocco in mezzo, poi Zanga con un retropassaggio per il rinvio di Confalonieri. Poi prova a mettere giù Actis, fermato nella sua azione. Altra palla riconquistata dal Sant'Angelo, lancio però troppo lungo per il capitano Riccardo Vaglio. La rimessa in gioco è a favore dell'Albino Gandino. Buono Maggioni, prova a liberarsi di due giocatori, poi viene fermato ancora Maggioni, commette però fallo nel cerchio di centrocampo e il direttore di gara ha fischiato dunque il calcio di punizione a favore del Sant'Angelo. 5 minuti di gioco, calcio di punizione dunque che sarà battuto da Matteo Gritti. De Angeli, ancora questo scambio, Mauri va sul fondo, Cilla contrastato, ancora Mauri, tocco arretrato, Marchese, traversone insidioso, colpo di testa di Confalonieri, anticipato Carobbio, palla ancora in avanti, c'è una spinta e questa volta c'è il calcio di punizione fischiato a favore dell'Albino Gandino. Albino Gandino che nella partita di andata era riuscito a imporsi a Sant'Angelo con un risultato un po' inaspettato visto l'importanza delle due squadre. Sant'Angelo che sicuramente è stato costruito per vincere il campionato, ce la dovrà vedere soprattutto con Offanenghese e Lemine, che sono le squadre che sono diciamo più in lotta per le prime posizioni. Intanto c'è il colpo di testa di Cilla, Bugno cerca di liberarsi, palla all'indietro con Falonieri, tocco per Ortolan che la fa girare, De Angeli, palla sulla destra, Marchese, traversone insidioso, palla respinta, mette giù Rega, cerca di girarsi, Rega viene fermato, palla che esce, subito rimessa in gioco, parte un lungo lancio, c'è colpo di testa di Marzeglia, poi palla messa in fallo laterale. Continua a rimanere in zona di attacco la formazione del Sant'Angelo. Cilla viene fermato, poi ancora un retropassaggio. De Angeli, traversone al limite dell'area, respinge Carrara Francesco, poi c'è un contrasto, termina a terra il giocatore dell'Albino Gandino, c'è stato il fallo commesso da Matteo Gritti.
calcio di punizione, dunque fischiato, è stato atterrato fallosamente Alex Ferrari, calcio di punizione dunque per l'Albino Gandino, e sentite l'incitamento da parte dei sostenitori del Sant'Angelo. Otto minuti di gioco, sempre 0-0, c'è il calcio di punizione battuto da Confalonieri, palla lunga in avanti per l'inserimento di Carrara, poi Sant'Angelo che riconquista la sfera, Cilla può aprire sulla destra, attenzione, contrasto, e questa volta la rimessa laterale è per l'Albino Gandino. Jacopo Actis va ad effettuare la rimessa laterale. Lo scambio con Maggioni, lancio a cercare Rega, anticipato, palla ancora ributtata in avanti, attenzione, tocco per il traversone in mezzo di Vaglio, palla respinta, ancora un traversone pericoloso e palla che termina sul fondo. Bogazzi rimette in gioco la sfera per il lungo rilancio di Confalonieri, palla però un po' troppo corta, riconquistata subito da Sant'Angelo, parte una conclusione completamente sbagliata e il pallone termina lentamente sul fondo. Dunque abbiamo già visto l'inizio di questa gara, le difficoltà che troverà sicuramente l'Albino Gandino in questa gara contro questa formazione veramente forte di questo campionato. Intanto il rilancio di Bogazzi, palla colpita di testa da Gritti, poi si lotta a centrocampo, ancora il pallone riconquistato per un attimo, c'è il fallo però di Maggioni. Il calcio di punizione battuto subito ma fatto ripetere dal direttore di gara, palla in movimento, intanto ancora sulla destra Marchese, reto passaggio per Mauri, De Angeli, Ortolan, avanza Ortolan, palla al piede, cerca ancora un suggerimento sulla destra, sempre per Marchese, parte un traversone intercettato ancora la formazione ospite che manovra con De Angeli, lancio lungo, palla messa in mezzo, attenzione, il contrasto, Silla cerca di andar via, parte il traversone, c'è il colpo di testa di Caccia con palla messa in calcio d'angolo. Il secondo tiro dalla bandierina per il Sant'Angelo, lo va a battere Mauri, parte il traversone, ancora Bugno che cerca di liberarsi, parte un altro cross pericolo, colpo di testa, poi Silla cerca di liberarsi in area, conclusione respinta, un po' in affanno la difesa del Albino Gandino che prova a ripartire, palla poi messa in fallo laterale dal numero 2 Simone Marchese, che è andato in copertura addirittura dalla fascia opposta alla sua competenza. Siamo al 12esimo, la rimessa in gioco, ma fallo su Rega, rimane giù Rega, calcio di punizione dunque fischiato a favore dell'Albino Gandino, sulla palla si è portato Zanga, ma ci sono solo due giocatori dell'Albino Gandino postati al limite dell'area, Maggioni e Carobbio,
Scambio corto, lo scatto di Rega prova ad andare in avanti, viene fermato dal recupero di Mauri. Poi ancora un retto passaggio per Bogaz che calcia lungo. Colpo di testa da parte di Aktis che prolunga la sfera, ancora un pallone calciato in avanti con Rega che non può intervenire perché era in fuorigioco, dunque la rimessa laterale a favore del Sant'Angelo. 13 minuti e mezzo di gioco, sempre 0-0 il punteggio. Fiotti è pronto a calciare in avanti il pallone, lascia disporre un po' i suoi compagni, esce molto fuori dall'area, nessuno va a contrastare, dunque può calciare in avanti. Palla lunga, Silla che ha spinto Carrara Francesco sotto gli occhi da parte del direttore di gara e che non poteva far altro che comandare il calcio di punizione a favore della formazione allenata da Roberto Radici. Confalonieri calcia lungo a cercare Calobbio, colpo di testa di Ortolan, poi ancora Confalonieri, Zanga, Confalonieri un po' in difficoltà, costretto a calciare in fallo laterale. La rimessa in gioco De Angeli. C'è un altro pallone in campo e deve essere messo fuori prima della ripresa del gioco. E siamo al quindicesimo, sempre 0-0. Pallone dunque che viene restituito dal direttore di gara. Ricordo il signore Kindamo. Alla formazione del Sant'Angelo parte un lungo lancio di testa, allontana Aktis, poi Carobbio mette giù, cerca il lancio in profondità, palla che viene però intercettata, la rovesciata di Bugno, colpo di testa di Caccia, palla ancora ribattuta da Silla, poi ancora un batti e ribatti, ancora di testa, poi Maggioni ostacolato fallosamente, calcio di punizione. Sempre Parma che è sul pallone, tocco per Caccia, Carrara, lo scatto di Rega, va sul fondo Rega, viene fermato in calcio d'angolo ed è il primo tiro dalla bandierina anche per la formazione di casa. Battuto ancora Rega, tocco arretrato, Carrara Francesco spedisce però troppo basso il pallone, attenzione alla ripartenza, cerca di intervenire e lo fa Caccia e si guadagna anche la rimessa laterale. 16 minuti e mezzo, partita molto combattuta fino a questo momento, diciamo poche emozioni, una prevalenza in attacco da parte del Sant'Angelo, ma grosse occasioni non ne abbiamo viste. Intanto l'inserimento di Maggioni fermato, poi Silla all'indietro, parte il lungo rilancio, fallo intanto di Parma e calcio di punizione. Tocco sulla destra per De Angeli, poi Marchese, ancora Mauri, è costretto ad appoggiare all'indietro, palla recuperata dunque dalla formazione allenata da Roberto Gatti. De Angeli, tocco all'indietro, ancora De Angeli, lancio lungo, sponda da parte di Marzeglia, ancora un tocco arretrato, palla messa al limite, Bugno
cerca il lancio in area, non c'è nessuno e palla che termina sul fondo. Con calma Bogazzi si prepara al rinvio. Lungo rilancio, deviazione di Silla di testa su Carrara Francesco, rimessa e dunque a favore della formazione di casa con il pallone giocato da Rega, poi ancora Silla che interviene anticipando Carrara Francesco, retto passaggio per Viotti, parte lungo rilancio alla metà campo, Marzeglia anticipato, pallone che viaggia sulla destra, palla all'indietro, ancora Ortolan, tocco per Confalonieri, lancio lungo impreciso di Confalonieri e palla direttamente in fallo laterale. Rimessa in gioco che viene effettuata da Carrara Francesco. Di testa Carobbio prolunga, palla poi ributtata in avanti. Intervento da parte di Alex Ferrari con pallone che però ha superato la linea bianca, dunque sarà il Sant'Angelo a rimettere in gioco la sfera. Palla lunga di Bugno, di testa caccia, poi Carrara Francesco, la respinta, ancora un retropassaggio, Ortolan, con Falonieri in contrasto, Bugno viene fermato da Carrara Francesco, ottimo intervento con palla recuperata e che sarà rimessa in gioco dallo stesso Carrara Francesco. Palla lunga per Maggioni, Maggioni fermato, alta rimessa laterale, servito Ortolan che cambia gioco, apertura per Marchese, poggio per Vaglio, retropassaggio De Angeli, parte lungo lancio di De Angeli, l'uscita di Bogaz. Tanto il rilancio, palla intercettata, attenzione, pericolo sulla destra, può andare alla conclusione, trova il gol Vaglio al 21esimo, il gol di Vaglio che sblocca il risultato a favore del Sant'Angelo. Azione insistita sulla destra, ha trovato il diagonale giusto, un raso terra imprendibile per Bogazzi e il Sant'Angelo trova così la rete del vantaggio con il suo capitano Vaglio che ha trovato il gol dell'1-0 con una conclusione raso terra. Riparte ora l'Albino Gandino. Carobbio, palla però giocata male da Ferrari, riparte in avanti Sant'Angelo, rimessa laterale per la formazione maglia rossonera che è riuscita dunque al 21esimo a sbloccare il risultato con il gol del suo capitano. Deve cercare di riprendersi l'Albino Gandino, ma il Sant'Angelo che fino a questo momento sta facendo la partita. Ortolan, lancio lungo, ancora tocco sulla destra di Mauri, traversone lungo da parte di Vaglio, palla direttamente in fallo laterale.
il fallo di fondo, scusate, c'è il rinvio ora del Bino Gandino con Bogazzi. Sul lungo rilancio Carobbio anticipato di testa, poi Silla, palla all'indietro, lo scatto di Carobbio, Carobbio lancio, ancora Carobbio che riceve palla e c'è il gol del pareggio! E c'è il gol del pareggio di Carobbio, bellissimo! Il gol di Carobbio su un rimpallo è riuscito poi a concludere con un gran sinistro il gol di Carobbio che pareggia le sorti dell'incontro. Era importante reagire subito al gol subito e l'Albino Gandino lo ha fatto dopo un tiro rimpallato, la palla è arrivata sulla sinistra per Carobbio che è entrato dunque in area e ha lasciato partire un gran tiro, nulla da fare per Viotti e l'1-1 per la formazione di Roberto Radici che riesce dunque a pareggiare quasi subito il gol subito. Riparte ora il Sant'Angelo, parte il lungo lancio sulla sinistra, colpo di testa di Silla, poi caccia Zanga, cerca l'appoggio per Maggioni, palla all'indietro, ancora Maggioni, tocco però impreciso di Ferrari e palla che termina direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco, palla all'indietro, De Angeli, lancio lungo, colpo di testa, attenzione, palla colpita poi da Actis che riesce ad allontanare, ancora il Sant'Angelo che manovra, palla poi all'indietro, Ortolan, ancora Ortolan che riceve, palla poi giocata da De Angeli al limite dell'area, ancora il fallo commesso da Bugno su Carrara Francesco, calcio di punizione. Mentre intanto abbiamo visto arrivare tantissime lattine di birra portate dai sostenitori del Sant'Angelo che stanno incitando sicuramente la squadra subito dai primi minuti e adesso diciamo è arrivato un po' di sostegno con diversi cartoni di birre. Intanto palla ora recuperata dalla formazione Albino Gandino. Siamo al 26esimo, controllo di Rega, fermato poi il fallo laterale, rimessa in gioco è per il Sant'Angelo, palla in mezzo, viene Marzeglia a fare d'appoggio e poi sul rinvio Maggioni, Rega fermato. Ancora Sant'Angelo che può ripartire con il tocco di Gritti, attenzione ora sulla destra, passaggio però impreciso di Mauri e palla direttamente in fallo laterale. Partita molto interessante fino a questo momento, siamo al 27esimo e il risultato è di 1-1, rimessa in gioco intanto con il contrasto, vediamo che l'assistente assegna la rimessa laterale al Sant'Angelo. Marchese lungo a cercare Marzeglia che riesce ad aprire sulla destra, traversone quando però la palla ha già superato la linea di fondo con la segnalazione dell'assistente. E intanto c'è il portiere Giorgio Bogazzi che si prepara a rinvio.
alla lunga, ancora l'intervento, la respinta di Zanga, poi attenzione a Rega riesce a servire, no, interviene molto bene Cilla e prova a ripartire, ancora Cilla, molto sgusciante, sbaglia però il passaggio, la ripartenza con Ferrari, Rega, tocco in mezzo per Zanga, ancora Zanga, tocco per Rega, ancora Carobbio, si allunga troppo la palla però Carobbio la perde, riparte il Sant'Angelo, attenzione lo scatto di Vaglio, Vaglio prova ancora la conclusione, Vaglio con la palla sul fondo, nessuno l'ha toccata, pericolo con lo stesso Vaglio, autore del primo gol, che ha lasciato partire questa conclusione terminata sul fondo. E Bogazzi allora che va al rinvio dopo 29 minuti di gioco di questo primo tempo, 1-1 il risultato. Bogazzi calcia in avanti, prova a staccare Carobbio anticipato da Gritti, poi ancora la palla riconquistata da Carobbio, tocco sulla sinistra, Maggioni viene fermato, palla all'indietro, Zanga cerca il lancio in area, Zanga, fallo poi commesso da Rega in attacco e calcio di punizione fischiato da Daniele Chindamo per il Sant'Angelo. Ancora Marchese, anticipato Marzeglia, qui esce il primo giallo credo per Confalonieri, che aveva cercato l'anticipo, anzi giallo per Luca Parma, che aveva cercato l'anticipo senza riuscire, però è il direttore di gara, è stato il primo giallo dell'incontro, ne ha fatto le spese Luca Parma. Calcio di punizione intanto battuto, Ortolan, Confalonieri e palla poi all'indietro, De Angeli, lancio in profondità troppo lungo per tutti e ci sarà il rinvio dunque ancora da parte del portiere del Bino Gandino, Giorgio Bogazzi. Si vanno disponendo i giocatori, poi Bogazzi calcia in avanti, anticipato Maggioni, poi ancora il pallone buttato in avanti da Parma, ancora il colpo di testa di Ferrari, Carobbio mette giù, lancio a cercare Carrara Francesco, fermato il fallo laterale da Confalonieri. Rimessa in gioco per l'Albino Gandino, colpo di tacco, attenzione Rega, palla all'indietro per Zanga, lascia sfilare la palla Actis, poi prova ad andare sul fondo Actis, il traversone in mezzo, la respinta di De Angeli, poi Zanga ancora di testa, il pallone al limite dell'area, rovesciato in avanti, colpo di testa di Confalonieri, poi Gritti, ancora Actis contrastato da Mauri, diretto passaggio, ancora Mauri sul contrasto, il rimpallo, palla riconquistata, ma poi c'è il fischio da parte del direttore di gara, si riprende con un calcio di punizione a favore del Sant'Angelo sul rimpallo, lo scontro falloso, attenzione, calcio di punizione, protesta il numero 4 De Angeli, che ha rischiato anche l'ammonizione in questa circostanza per questo fallo ai danni di Maggioni, calcio di punizione
con il direttore di gara che fa entrare in campo il massaggiatore dell'Albino Gandino. Quando siamo giunti al 33esimo di questo primo tempo, molto interessante, ben giocato, molta attenzione, diversi contrasti, è chiaro che il Sant'Angelo cerca di fare la partita, di imporsi in virtù della sua posizione in classifica, ma Albino Gandino che quest'oggi deve affrontare un avversario tosto, sicuramente superiore, e ci deve mettere qualcosa di più la formazione di Roberto Radici per poter tenere testa a questa formazione. Fino a questo momento lo sta facendo, mentre intanto si sta portando a bordo campo il numero 10 Andrea Maggioni, e con Falonieri è pronto a battere il calcio di punizione. Parte il lancio lungo a cercare Carrara Francesco, colpo di testa, poi Carobbio, palla all'indietro, calcia lungo, caccia un pallone al limite dell'area, allontanato di testa, poi Zanga, Rega, palla all'indietro, Ferrari, va a pescare Zanga, fermato, poi c'è il controllo di Actis, ancora Zanga, prova a calciare in avanti cercando una deviazione che non c'è, e palla recuperata da Viotti. Ancora il pallone all'indietro, Gritti, lancio lungo, Cilla, attenzione, attenzione, palla gol, contrasto efficace di Confalonieri, e palla poi respinta. Ancora intervento, c'è un intervento falloso e calcio di punizione. Fischiato a favore del Sant'Angelo. C'è a terra intanto, credo, Bugno, in contrasto con Falonieri, che anche lui è rimasto infortunato. Gioco dunque ancora fermo, con il calcio di punizione, mentre intanto vediamo inquadrati i sostenitori del Sant'Angelo, che stanno veramente incitando la loro squadra dal primo minuto di gioco. Tanto Bugno accompagnato a bordo campo. Calcio di punizione sulla palla Vaglio. Tanto bisogna battere il calcio di punizione. Palla messa in area, la spinta, poi la conclusione alta da parte di Gritti, mentre intanto possono rientrare in campo sia Confalonieri che Bugno. Parte intanto il lungo lancio di Confalonieri. Maggioni ha servito sulla sinistra Actix, che prova a involarsi. C'è un contrasto falloso di Actis, calcio di punizione per il Sant'Angelo al 37esimo. Palla giocata all'indietro su Viotti. Poi ancora un retto passaggio, rinvio corto da parte di Viotti, ancora il pallone al limite dell'area, è allontanato, poi riparte il Sant'Angelo con
Cilla che riceve l'1-2, poi c'è un contrasto falloso, è rimasto a terra Attis, colpito allo stomaco, è stato fermato il gioco. Rimessa dunque laterale per la formazione della Bino Gandino, che va a restituire la palla al Sant'Angelo. Lancio lungo di De Angeli per Vaglio, che però non ci può arrivare. Rimessa con le mani dunque. Attis cerca qualche compagno, prova a servire Maggioni, che la gira di testa in mezzo, anzi era stato Rega che interviene ancora, contrastato da Marchese. Palla ora giocata in avanti da Silla, attenzione, parte il lungo lancio di Vaglio, non c'è nessuno e la palla termina direttamente sul fondo. È pronto dunque Bogazzi a effettuare la rimessa in gioco della sfera. Palla a centrocampo, vediamo il colpo di testa di Bugno, poi Marzeglia per Silla, contrastato da Caccia che lo ferma in fallo laterale. Rimessa in gioco dello stesso Silla, che poi lascia l'incombenza a Confalonieri. Silla fermato ancora, altra rimessa in gioco per il Sant'Angelo, attenzione, palla buttata in mezzo all'area, in qualche modo qualche problema per Confalonieri, che però la lascia terminare sul fondo. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questa prima parte di gara, sempre 1-1, i gol di Vaglio al 21esimo per il Sant'Angelo e il pareggio di Carobbio al 24esimo. Colpo di testa, intanto il pallone che viene giocato ancora dal Sant'Angelo. Marchese contrastato, Marchese, poi Maggioni, poi ancora Rega, fermato in fallo laterale. Actis si incarica della rimessa laterale, ancora una deviazione di Mauri. Maggioni, tocco in avanti di Zanga, impreciso, la rimessa è a favore del Sant'Angelo. Marchese, poi c'è tocco arretrato di Marzeglia, altro netto passaggio, calcia lungo Viotti, di testa prova a staccare con Falonieri, poi il pallone sulla destra, ancora Vaglio, poi Bugno la fa girare, tocco di Confalonieri, Carrara caccia, si gira, il suo rilancio però la palla è uscita. Messa in gioco dunque per la formazione allenata da Gatti, con De Angeli che effettua un lungo lancio di testa, caccia,
anticipato Maggioni, Silla butta in mezzo, sbaglia l'intervento con Falonieri e palla però recuperata da Bogazzi al 43esimo. Dunque Bogazzi è pronto ad effettuare il rinvio. Colpo di testa di Gritti, poi il pallone sulla sinistra a cercare Vaglio. Zanga, la ributta lunga, interviene De Angeli, palla ancora per Vaglio che la tocca sulla destra. Tocco in avanti, c'è una deviazione, Carrara, poi ancora Gritti, Marchese. Palla lunga in area, deve uscire e lo fa in presa alta Bogazzi. Intanto Zanga caccia Maggioni, prova lo scatto Maggioni, in mezzo a due, Maggioni, palla per Carobbio. Se la allunga un po', riesce a toccarla per Zanga, l'apertura sulla sinistra per Actis. Maggioni, 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 destro, non trova però la porta Maggioni, ma grande conclusione dopo un'ottima azione questa di Maggioni. Ora Sergio Viotti è pronto al rinvio mentre ci stiamo avvicinando al 45esimo. Vediamo se forse ci sarà, credo, un minuto di recupero. Intanto Vaglio, l'appoggio sulla destra, l'intervento di Actis con palla in fallo laterale. La rimessa in gioco, due minuti di recupero dunque. Parte il traversone, palla in area, la respinta di Zanga. Dunque si giocherà ancora per due minuti prima del termine della prima parte di gara. Intanto il rilancio, palla ancora sulla destra. Rega all'indietro, Zanga deve calciarla in avanti. Cerca di proteggere Maggioni, non ci riesce, riconquista palla il Sant'Angelo. Tocco arretrato De Angeli per Ortolan, ancora De Angeli, tocco sulla destra, Vaglio, traversone insidioso di testa con Falonieri, mette il pallone in fallo laterale. Rimessa in gioco dunque effettuata da Marchese, palla sulla destra, ancora Marchese anticipato, prova a ripartire Maggioni, lo scatto di Carobbio, lancio di Carobbio, sono però due in anticipo, esce anche il portiere Viotti e scaraventa il pallone in fallo laterale. Praticamente un minuto e mezzo del recupero se n'è andato. La rimessa in gioco per l'Albino Gandino con Actis. Maggioni, palla in mezzo, la respinta, ancora il pallone per Bugno, contrastato da Zanga, richiamato dal direttore di gara per aver allontanato la palla. Calcio di punizione per il Sant'Angelo. Siamo già oltre i due minuti di recupero. Sta per battere Gritti. Palla in area, c'è il colpo di testa e palla poi che viene allontanata. Ma in questo istante il direttore di gara, il signor Kindamo, manda le due squadre negli spogliatoi. Finisce qui il primo tempo tra Albino Gandino e Sant'Angelo con il punteggio di 1-1, gol di Vaglio per il Sant'Angelo e pareggio di Carobbio per l'Albino Gandino. Questo è tutto, a risentirci per la ripresa.
Amici sportivi, telecamera riaccesa qui al Campo Falco di Albino, dove sta per avere inizio il secondo tempo dell'incontro di calcio fra l'Albino Gandino e il Sant'Anzo. Ricordo, partita valevole per la 22esima giornata del campionato di eccellenza, girone B. Risultato del primo tempo, vede le due squadre sull'1-1. Il calcio di inizio della ripresa sarà a favore dell'Albino Gandino, che gioca in completa tenuta bianca ed è schierata con Bogazzi, Carrara, Caccia, Confalonieri, Parma, Actis, Ferrari, Zanga, Carobbio, Maggioni e Rega. Allenatore signor Roberto Radici. Risponde il Sant'Angelo in maglia rosso-nera ed è schierato con Viotti, Marchese, Confalonieri, De Angeli, Ortolan, Gritti, Vaglio, Mauri, Marzeglia, Cilla e Bugno. L'allenatore signor Roberto Gatti. Tutto è pronto dunque per l'inizio di questa ripresa davanti al pubblico delle grandi occasioni, tantissimi sostenitori del Sant'Angelo. Ricordo il direttore di gara, che è il signor Daniele Chindamo della sezione di Milano. Tutto è pronto dunque, sta per avere inizio il secondo tempo. Batterà il calcio di avvio Maggioni dopo il fischio da parte del direttore di gara. Dopo l'avvio, ora la palla è stata controllata da Confalonieri, che lancia lungo in avanti. C'è il colpo di testa di De Angeli che allontana, poi ancora il pallone colpito da Gritti, Bugno, tocco, palla riconquistata dal Albino Gandino con Carrara Francesco che appoggia in avanti. C'è il colpo di tacco con deviazione, palla ributtata in avanti, ancora un contrasto. Fallo su Carobbio, calcio di punizione fischiato a favore della formazione allenata da Roberto Radici. Ricordo la classifica: Offalenghese 38, Sant'Angelo 35, Albino Gandino che viaggia alla posizione di centro classifica con 24 punti. Intanto attenzione, la palla giocata sul settore di sinistra, intervento di Carobbio con palla che è uscita e ci sarà la rimessa in gioco a favore del Sant'Angelo. De Angeli, tocco per Marchese, tocco in avanti per Vaglio, ancora il pallone sulla destra, Silla che va sul settore di destra, fermato, si lotta su tutti i palloni, vedete, con molta animosità, palla all'indietro, ora è De Angeli che controlla, parte il lungo lancio di De Angeli per Silla con la chiusura da parte di Confalonieri, poi l'ultimo tocco da parte di Silla con il pallone che è terminato sul fondo. Due minuti di gioco da parte della ripresa e dunque con il portiere Giorgio Bogazzi che va al rinvio. Continua il sostegno da parte dei tifosi del Sant'Angelo. Palla sulla destra, ma c'è il fallo di Marzeglia con proteste, fallo di Marzeglia su Zanga, calcio di punizione, pallone che viene ora sostituito e si riprenderà appunto con il calcio di punizione sulla palla Zanga, lo scambio con Rega, Zanga con Falonieri. Parte il lancio in profondità, palla intercettata da Ortolan, lancio lungo di Ortolan, deve staccare di testa con palla messa tenuta in campo molto bene da Vaglio, palla ancora in mezzo, Vaglio, il tiro con deviazione di Bogazzi. Dopo tre minuti della ripresa
occasione pericolosa costruita da Sant'Angelo, sempre con l'autore del primo gol, Vaglio, capitano anche di questa formazione, che è andato al tiro con deviazione all'incrocio dei pali da parte di Giorgio Bogazzi. Intanto attenzione al tiro dalla bandierina, traversone basso, palla allontanata e poi ancora il gran tiro di Silla con la risposta di Bogazzi, palla ora calciata lunga e rimessa in gioco che sarà a favore dell'Albino Vendino, ma bravo Bogazzi a intervenire su una conclusione forte da parte di Silla, che ha veramente impegnato l'estremo difensore dell'Albino Gandino, che va ora al rinvio. Palla che viene respinta e ributtata in avanti con Falonieri, il lungo rilancio, ancora un colpo di testa di De Angeli, altro colpo di testa di Parma, poi il pallone che è uscito, la rimessa in gioco con Attis, poi la rovesciata di Rega con palla che esce. Intanto c'è un lunghissimo lancio, colpo di testa di Parma, poi ancora Mauri, Silla, traversone direttamente però sul fondo da parte di Simone Marchese. Intanto caccia, ributta in avanti, Carobbio di testa, la gira, palla recuperata ancora dalla difesa del Sant'Angelo. Sant'Angelo che, come nel corso del primo tempo, ha sicuramente fatto di più la gara rispetto all'Albino Gandino, che però è stata brava a recuperare subito il gol di svantaggio, il gol di Vaglio, con il pareggio appunto di Carobbio. Tanto Rega sulla pressione, costretto a poggiare all'indietro per Parma, poi caccia, lancio lungo di caccia troppo in profondità per Maggioni, recupera il portiere Viotti, Sant'Angelo che riparte, Mauri, tocco in mezzo, poi ancora un retto passaggio, Ortolan, Gritti, Silla cerca di girarsi, pallone allontanato dalla difesa dell'Albino Gandino, insiste però il Sant'Angelo con Gritti, ancora Gritti, parte un lancio in area, blocca il pallone Bogazzi. Siamo al settimo della ripresa, sempre 1-1. Il lungo lancio di Parma, il pallone controllato da Ortolan, il suo suggerimento in avanti, controllo di Marzeglia, poi Marchese, Vaglio, tocco arretrato, Gritti, Marchese, ancora Gritti, Bugno, De Angeli, palla sulla sinistra con Falonieri, ancora Albino Gandino che aspetta con il Sant'Angelo che ci prova sulla sinistra, Bugno, traversone, allontana, caccia, poi c'è il recupero di Carobbio, Maggioni, fallo su Carobbio commesso da Ortolan, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Intanto c'è un doppio cambio, entra il numero
16 esce Marchese, ed esce anche Mauri, e sono entrati Gomez e Amato. Maglia numero 15 per Gomez e maglia numero 16 per Amato al posto di Marchese e Mauri. Dunque doppio cambio in questo avvio di ripresa, questi primi minuti della ripresa, siamo al nono. Roberto Gatti ha dunque inserito due nuovi giocatori, due forze fresche in campo. Tanto il pallone giocato sulla destra, la rimessa in gioco è per l'Albino Gandino. Maggioni, anzi Rega, prova a liberarsi, palla in area, ci chiude la difesa del Sant'Angelo, intervento di Caccia, poi attenzione ora a Sant'Angelo che si distende in avanti con Vaglio, parte il traversone con Bogazzi che smanazza in calcio d'angolo. Occhio! Calcio d'angolo dunque per la formazione maglia rossonera. Parte il lungo traversone, ancora l'uscita di Bogazzi. Sul lungo rilancio a cercare Carobbio, palla allontanata. Carobbio, il lancio per lo scatto in avanti, fallo, credo. Attenzione, viene ammonito il numero 3 Confalonieri del Sant'Angelo. Questo scatto di Maggioni è stato atterrato fallosamente. Calcio di punizione dunque per l'Albino Gandino. E qui c'è questa opportunità per la formazione di Roberto Radici da sfruttare. In questo calcio di punizione vediamo chi batterà. Mentre il direttore di gara va a far posizionare la barriera. Ci sono Rega, c'è anche Maggioni, c'è anche Zanga, vediamo chi batterà questo calcio di punizione praticamente al dodicesimo. Attenzione, quattro uomini in barriera, c'è anche Silla, 5 praticamente, parte Rega, conclusione, deviazione, palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Zanga. Traversone, deviazione, ancora altro calcio d'angolo dalla parte opposta. Rimane dunque in zona di attacco l'Albino Gandino. In questo doppio calcio d'angolo, questa volta dalla parte opposta, ci va comunque ancora Zanga a battere. Movimento di giocatori, vediamo, sono avanzati anche Caccia, anche Confalonieri. Attenzione a Zanga che è pronto, mentre il direttore di gara richiama un po' per alcune spinte a centro area. Pronto ancora Zanga dunque a battere questo tiro dalla bandierina, traversone, il colpo di testa. Conclusione di Carrara Francesco, palla messa, attenzione Zanga,
deviazione rimessa da fondo campo, ma Albino Gandino che si è reso ancora pericoloso. Su questa situazione nata da calcio d'angolo, intanto c'è il rinvio di Viotti. Di testa colpisce Ferrari, poi ancora il pallone sulla destra, intervento ancora di Ferrari e palla messa in fallo laterale. De Angeli. Parte un lungo lancio al limite dell'area per Marzeglia che la gira di testa, poi parte un tiro senza molte pretese da parte di Gomez con il pallone che termina abbondantemente sul fondo, nessun problema per Bogazzi in questa circostanza. Intanto il rinvio dell'estremo difensore della formazione di casa. Alla lunga c'è colpo di testa di Gritti, poi Gomez contrastato da Zanga, calcio di punizione battuto Ortolan per Confalonieri che si libera, poi il suo tocco sulla sinistra, Silla contrastato, vediamo, qui c'è un intervento di Caccia, calcio di punizione dunque per il Sant'Angelo che ha così l'opportunità di riversarsi nell'area della Albino Gandino. Bugno si è portato nei pezzi della palla, è pronto a battere, attenzione, tutta la formazione rossonera si è portata nell'area dell'Albino Gandino, deve cercare di difendere questa situazione, attenzione Bugno, traversone, colpo di testa, palla che cerca di proteggere il pallone Parma, rimessa in gioco a favore dell'Albino Gandino. Actis si incarica della rimessa laterale, rimane in pressione la formazione ospite e riconquista palla, poi ancora il pallone però riconquistato dall'Albino Gandino con Bogaz al 17° della ripresa. Confalonieri, lungo lancio a cercare Maggioni, palla messa in fallo laterale da De Angelis. Rimessa in gioco Maggioni, Zanga, palla giocata da Carobbio, viene però fermato, in seconda battuta, palla conquistata da Bugno che si distende in avanti, attenzione lo scatto di Bugno, poi un lancio, vediamo, palla che è stata mantenuta in campo e messa in mezzo, c'è il colpo di testa, poi la respinta di Actis, ancora Maggioni, allo su Maggioni, commesso da De Angelis, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara per l'Albino Gandino. Calcio di punizione dunque con Confalonieri che spedisce in avanti a cercare Rega che prova il girarla di testa, rimane colpito alla testa Rega,
poi ancora il pallone giocato in qualche modo e ributtato in avanti, ancora il tocco di Ferrari per Carrara. Ferrari, ancora Carrara sulla pressione, tocco di caccia, palla però imprecisa, riconquista palla il Sant'Angelo, l'inserimento del nuovo entrato Amato, tocco sulla destra per Vaglio, contrasto, attenzione però, Vaglio può mettere in mezzo, la respinta e palla in fallo laterale. Ancora dunque Sant'Angelo che rimane in avanti, c'è un altro cambio, sta per entrare il numero 13 credo, esce il numero 3 Confalonieri ed entra il numero 13 Cacciatori. Terza sostituzione dunque effettuata, poi ne arriva un'altra, esce il 9 ed entra il 20, esce dunque Marzeglia ed entra Nicolo Vani. Ben 4 cambi per quanto riguarda il Sant'Angelo di Giano, nessuna sostituzione fino a questo momento per l'Albino Gandino. Attenzione, il pallone che viene rimesso in aria, in qualche modo la difesa dell'Albino Gandino riesce a respingere. Caccia, sul rilancio di Caccia, palla deviata in fallo laterale. Stavo dicendo dunque delle 4 sostituzioni effettuate da Roberto Gatti in questa ripresa per cercare di cambiare un po' la sorte della gara. Albino Gandino che invece sta continuando con lo stesso schieramento dei primi minuti. Intanto il pallone all'indietro per Viotti. Amato, tocco ora sulla sinistra per di nuovo entrato Cacciatori, contrasto poi Silla, tocco all'indietro Gritti, Amato, palla messa in mezzo, deve uscire Bogazzi e lo fa, presa alta di Giorgio Bogazzi. Con calma Bogazzi deve effettuare il rinvio, deve aspettare però il piazzamento, che si piazzino un po' diciamo i suoi compagni prima di effettuare il lungo rilancio. Palla in profondità, c'è il colpo di testa di Gritti, poi Maggioni fermato al limite dell'area, riparte Bugno, Cacciatori, palla sulla destra per Silla, ancora Bugno, retto passaggio, poi De Angeli, Ortolan, Bugno, ancora Ortolan, De Angeli, Silla, Confalonieri allontana spedendo però il pallone direttamente in fallo laterale. Tanto la rimessa in gioco Ortolan, De Angeli, Ortolan, ancora Bugno, cerca il lancio, cercare Vaglio, poi recupero con il pallone recuperato da Carobbio che si guadagna anche una rimessa laterale. Anzi, sul contrasto la palla è terminata sul fondo, i tifosi hanno coperto un po' la nostra visuale in questa circostanza, dunque il portiere Giorgio Bogazzi che va a rinvio,
colpo di testa di Gritti, poi retropassaggio di Gomez, ancora Sant'Angelo che manovra, vaglio, tocco per Gomez, lancio, colpo di testa a respingere, poi c'è il fallo commesso da Amato su Rega, calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. Fino a questo punto molto attento il signor Chindamo. Intanto esce Mazzoni. Bravo Andrea! Bravo Andrea! Dunque Mazzoni lascia il terreno di gioco ed entra in campo il numero 15 Mattia Crotti. È il primo cambio effettuato da Roberto Radici, mentre siamo giunti al 24esimo minuto e mezzo praticamente della ripresa. È uscito un attaccante, è entrato in campo un centrocampista per questa parte di gara. Intanto Rega fermato lo scatto di Bugno sul contrasto Zanga, lancio ancora per lo scatto di Rega, palla però lunghissima, irraggiungibile per l'attaccante dell'Albino Lef e dell'Albino Gandino, scusate. C'è il calcio di punizione, palla giocata non regolarmente, fatta ripetere la rimessa in gioco dalla sfera. Viotti è pronto a calciare in avanti, palla a centrocampo, Crotti, stacco di testa, palla recuperata dal Sant'Angelo con il retropassaggio di Amato per il portiere Viotti. Ancora Viotti che si prepara a calciare lungo. Una spinta, l'arbitro non l'ha vista, spinta da parte di Vani, poi rilancio di Parma con il pallone che viene controllato ancora dal Sant'Angelo. Ancora Cacciatore, palla all'indietro, Ortolan, suggerimento per Gomez che apre su Amato, tocco di Amato in area, c'è il colpo di testa a fare da sponda da parte di Nicolò Vani, però il pallone è stato raccolto da Bogaz. Tanto il rilancio di Parma, palla ora che arriva sulla destra, intervento da parte di Caccia, poi Carobbio, Rega deve affrontare però tre avversari, prova ad appoggiare sulla sinistra per Actis, ancora Rega, tocco arretrato, Zanga, apertura sulla destra per Carrara Francesco, il tocco poi di Carrara Francesco che però non riesce a mantenere il pallone nel rettangolo di gioco. Riparte Sant'Angelo. Vaglio, passaggio per Amato, poi ancora sulla sinistra Cacciatori, tocco in avanti poi di Silla, fermato Bugno, il fallo laterale. Ancora il pallone giocato dalla formazione maglia rossonera sulla sinistra, ora Cacciatori cerca l'1-2 con Silla, ancora il tocco in area, attenzione, c'è il fallo con l'ammonizione per Caccia. Caccia dunque è stato ammonito, calcio di punizione al limite dell'area con
l'opportunità dunque per la formazione ospite con questo calcio di punizione alla posizione pericolosa. Vediamo che il direttore di gara sistema la barriera. La distanza della barriera. Attenzione. Gritti, pugno sul pallone. Bogazzi ha risposto la barriera. Attenzione, il calcio di punizione pericolosissimo. Siamo praticamente al limite dell'area. Bugno prende la rincorsa, batte invece Gritti, raso terra, bloccato da Bogazzi. Sul lungo rilancio il pallone esce, la rimessa in gioco è per il Sant'Angelo. Palla sulla sinistra, Bugno, lancio in profondità, la chiusura di Parma che calcia lontanissimo il pallone. Mezz'ora della ripresa, sempre 1-1, ma il Sant'Angelo si sta rendendo sempre più pericoloso. Attenzione a Vaglio, 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 conclusione, la respinta, poi ancora Bogazzi che ci mette le mani sulla conclusione di Silla. C'è intanto un altro cambio, sta per uscire Alex Ferrari, al suo posto entra il numero 16 Borelli. Dunque la seconda sostituzione per l'Albino Gandino effettuata da Roberto Radici con l'ingresso in campo di Borelli che ha preso il posto di Alex Ferrari. Attenzione a Sant'Angelo dunque che sta per battere questo tiro dalla bandierina. Attenzione all'angolo, traversone sul secondo palo, c'è colpo di testa, palla allontanata e poi riesce a toccare Carobbio allontanando la sfera, esce il portiere Viotti che la ributta lunga. Intanto il gioco è fermo, c'è un giocatore colpito alla testa dall'Albino Gandino, forse si tratta di Carrara, e qui deve entrare in campo il massaggiatore, problema alla testa per Carrara. Intanto c'è sempre Carrara a terra, qui forse devono entrare in campo anche gli assistenti di infermieristica a bordo campo. Fallo per Carrara che credo abbia riportato un taglio alla testa, ora viene soccorso. Gioco che è dunque ancora fermo per questa situazione. Carrara dunque a bordo campo, forse verrà sostituito, infatti vediamo movimenti in panchina da parte dell'Albino Gandino. Credo sia Schwager, dovrebbe entrare in campo e si è già tolto la tuta. Intanto il gioco che è ripreso, Bugno, palla all'indietro, De Angeli, Gomez, Vaglio, fermato, palla messa in fallo laterale. Intanto vediamo che si
riprende con questa rimessa laterale, attenzione, la palla in area deve essere allontanata. Insiste Sant'Angelo, che sta effettuando una pressione offensiva importante in questa fase di gioco, soprattutto inferiorità numerica per il momento l'Albino Gandino. Parte il traversone sul secondo palo, c'è il colpo di testa di Caccia che allontana, poi il pallone, attenzione, qui c'è l'ammonizione per Cacciatore che si era lasciato sfuggire il pallone e poi ha commesso fallo. Cacciatori, dunque ammonito. Dunque Carrara ora viene sostituito da Mauro Savoldelli. Dunque ferita alla testa per Carrara Francesco, che ora viene sostituito da Savoldelli. Intanto il calcio di punizione con Parma che è pronto a battere. Palla in profondità per Borelli, anticipato di testa, ma la rimessa in gioco è per l'Albino Gandino. Siamo al 35esimo della ripresa, sempre 1-1. Intanto altra rimessa laterale da qualche metro più in avanti per la formazione di casa. Pallone che è stato allontanato. Vani cerca l'appoggio arretrato. De Angeli. Amato. Lanza Amato, tocco per Vaglio che fa proseguire. C'è una deviazione di Actis, rimessa laterale per il Sant'Angelo. Ancora Silla, parte il traversone, la respinta di Borelli, poi Cacciatori, Gomez, traversone lungo, pallone che termina però sul fondo senza nessuna deviazione e si riprenderà, mentre intanto vediamo l'uscita di Carrara Francesco, fasciato alla testa. Ha dovuto abbandonare il terreno di gioco il forte difensore dell'Albino Gandino, mentre intanto Confalonieri può calciare lungo a cercare Rega, il pallone che però è stato raccolto da Viotti. Palla ora giocata su Amato, poi Gomez, attenzione, parte il traversone pericoloso, conclusione sul fondo da parte di Bugno, clamorosa questa occasione al 37esimo, conclusione che è terminata fuori di poco, ma veramente pericoloso il Sant'Angelo in questa circostanza. Tanto Bogazzi va a rinvio. Il colpo di testa da parte di Gritti, poi il pallone rigiocato in avanti. Vani, attenzione, il contrasto, Savoldelli che interviene, allontana, c'è però un fallo visto dal direttore di gara. Calcio di punizione fischiato dunque per il Sant'Angelo. Palla giocata su Bugno. Gritti, lancio in area. Palla che termina sul fondo. Palla dunque che sarà rimessa in gioco dall'Albino Gandino con Bogazzi, che si prepara dunque a toccare corto per Confalonieri, che calcia lunghissimo. Palla che viene lasciata sfilare all'indietro da De Angeli sul portiere Viotti, poi ancora De Angeli per Amato, lancio lungo, intervento
di Confalonieri, palla messa in fallo laterale, insiste Sant'Angelo in avanti. Attenzione al traversone in area, andare spinta di caccia, poi Borelli cerca di appoggiare sulla destra per Savoldelli, messo a terra fallosamente da Bugno. Calcio di punizione. Ancora Radici che si alza dalla panchina a dare indicazioni, vuole più concentrazione sicuramente dai suoi in questi minuti finali. Ne mancano 6 al 90esimo. Palla lunga. C'è stato un fallo commesso ai danni di Carobbio. Calcio di punizione dunque per l'Albino Gandino. Questa opportunità dunque per la formazione di Roberto Radici di sfruttare con questo calcio di punizione che tiene un po' distante il Sant'Angelo dalla propria area, e dunque ha questa possibilità dunque con Confalonieri che è pronto a battere quando siamo entrati ora negli ultimi 5 minuti. È pronto Confalonieri a battere. Due uomini in barriera. Siamo però molto defilati. Vediamo se si tenterà un cross. Confalonieri, conclusione però a giro con palla altissima. Viotti è pronto a rinvio. Palla a centrocampo, colpo di testa di Borelli, poi una palla alzata a campanile, colpo di testa di De Angeli. Cacciatori, fermato fallosamente, calcio di punizione, fallo di Carobbio. Pallone ora giocato da De Angeli che avanza, cerca il tocco per Amato sulla destra, ancora Vaglio. All'indietro, palla messa al limite dell'area, sfiorata di testa, poi Vani la lascia terminare in fallo laterale, la rimessa in gioco per la formazione del Sant'Angelo. Vani mette in mezzo, la respinta, ancora una conclusione però di Gritti con palla altissima e che è terminata abbondantemente sul fondo. Quarantaduesimo della ripresa, sempre 1-1 tra Albino Gandino e Sant'Angelo. Rivio di Bogazzi, il colpo di testa di Gritti, poi Amato, questo tentativo di Atti sfermato, poi il pallone recuperato dall'Albino Gandino. Savoldelli, lancio lungo di Savoldelli a cercare l'inserimento di Carobbio, ma la palla è uscita. Subito la rimessa laterale, c'è il recupero di Carobbio. Salta un avversario Carobbio, cerca l'appoggio, 1-2 sulla destra, ora Savoldelli, cerca il passaggio Savoldelli, palla intercettata, ancora un contrasto, altre rimesse in gioco per il Sant'Angelo che ci riprova ancora con questo tocco De Angeli, poi ancora Amato che lancia lungo, palla recuperata. Attenzione, attenzione, è andato a complicarsi un po' la vita in questa circostanza Parma, è stato costretto poi a mettere il pallone in fallo laterale, ma poteva forse lasciare palla a
Bogazzi che era uscito. Intanto il pallone messo in mezzo, il pallone che rimane lì viene allontanato da Caccia. Ancora il Sant'Angelo, che manovra. Gritti contrastato, poi Carobbio è solo, però in mezzo a tre o quattro avversari. Carobbio, azione personale, finisce per perdere il pallone. Sicuramente non poteva fare molto di più Carobbio in questa circostanza, in mezzo a quattro avversari. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, poi vedremo il recupero. Traversone, colpo di testa di Caccia, palla viene recuperata per un attimo da Borelli, ma è ancora Bugno che cerca di liberarsi. Traversone, palla allontanata, attenzione, conclusione forte ma alta da parte di Gritti. Intanto Bogazzi si prepara al rinvio, mentre stiamo cercando di vedere quanto sarà indicato dalla lavagna luminosa il tempo di recupero. Bogazzi calcia lungo, deviazione di testa, rimessa in gioco per l'Albino Gandino. Vediamo, 4 i minuti di recupero che partono in questo istante. Dunque ancora 4 minuti da giocare qui al Campo Falco tra Albino Gandino e Sant'Angelo. Intanto il pallone riconquistato da Sant'Angelo. Confalonieri però la ributta lunga, tercetto di Crotti che poi però viene fermato nel contrasto. Zanga commette fallo su Gomez, che ha avuto un po' di reazione. Calcio di punizione subito battuto. Bugno, palla all'indietro, De Angeli, apertura per Vaglio, capitano all'indietro ancora per De Angeli, lancio in area, c'è il colpo di testa a rinviare, poi conclusione con palla sul fondo. Intanto c'è a terra un giocatore dell'Albino Gandino, è direttore di gara che fa entrare in campo il massaggiatore per assistere il numero 8 Zanga, rimasto a terra infortunato. Siamo un minuto e mezzo oltre il 90esimo, ma sicuramente ci sarà qualcosa in più da recuperare dai 4 indicati per questo infortunio a Zang. Intanto con calma Bogazzi va a rinvio. Palla a cercare Rega, anticipato di testa da Gritti. Ora De Angeli che apre sulla sinistra per Cacciatore. Poi c'è un lungo lancio. Il controllo di Attis che lascia terminare il pallone in fallo laterale. Il rilancio lungo di Confalonieri. Palla che è terminata in fallo laterale, la rimessa in gioco subito per la formazione del Sant'Angelo. Lancio lungo a cercare Vani che la gira di testa, pallone in area, attenzione, la ribattuta. Ancora insiste però Vaglio sulla destra, sul contrasto c'è una rimessa laterale per il Sant'Angelo. Dopo ormai più di 3 minuti di recupero, attenzione a questa palla al limite dell'area, colpita di testa, allontanata, Vaglio la rimette in mezzo e palla ancora ributtata fuori
Dall'Albino Grandino. Dai Crotti, dai! Ancora De Angeli. È passato al baluardo un centimetro. Parte ancora un lungo traversone del colpo di testa, attenzione alla respinta e allontanata dalla difesa dell'Albino Grandino. Ancora Sant'Angelo che però insiste in avanti. Gomez sulla pressione. Ortolan, De Angeli. Ancora De Angeli. Palla giocata su Bugno. Bugno. La finta, prova a liberarsi. Bugno va sul fondo, traversone insidioso. C'è il colpo di testa, palla che termina alta. Il colpo di testa da parte di Vani. E con calma ora Bogazzi può andare al rinvio. Siamo già 4 minuti e 30 secondi oltre il 90esimo. L'arbitro doveva recuperare un po' per l'infortunio di Zanga, ma ormai siamo agli sgoccioli. Vediamo questo rinvio, lo scatto di Rega, De Angeli alla meglio, poi c'è il rilancio di Viotti con palla in fallo laterale, rimessa in gioco per l'Albino Grandino, ma ormai siamo ai 5 di recupero. E in questo istante il triplice fischio di chiusura, finisce qui 1-1 fra Albino Grandino e Sant'Angelo. I gol tutti nel primo tempo per il Sant'Angelo al 21esimo vaglio e al 24esimo il pareggio per l'Albino Grandino di Carobbio. Dunque Albino Grandino che si riscatta dopo la brutta sconfitta patita in casa per 3-0 contro la Ponte Lambese, quest'oggi contro la seconda in classifica impatta per 1-1 la formazione di Roberto Radici. Con questo pareggio l'Albino Grandino sale a quota 25 in classifica. Dunque vi do appuntamento con le prossime partite dell'Albino Grandino.